tutti, siamo qui nuovamente in questa piazza meravigliosa grazie a voi e grazie a tanta gente che ha organizzato e che man mano vi presenterò. Siamo qui appunto per la serata di chiusura della quinta edizione di Notti Dinamiche. Io sono Emanuela Petroni, la presentatrice ufficiale di questo evento. Rieti è stata una meravigliosa città che ha accolto a braccia aperte questa stupefacente manifestazione che si è svolta in 4 giornate, con confronti culturali, convegni, spettacoli, gastronomia e stand. Notti Dinamiche ha ospitato artisti molto graditi in queste sere: Luca Sebastiani con la sua orchestra, il DJ Coccoluto, Leda Battisti, Monica Cherubini, Lucia e questa sera due ospiti d'eccezione che andremo a scoprire tra poco. Ma nel frattempo vorrei appunto parlarvi un po' di tutto ciò che è stato creato e da chi. Tutto ciò appunto ci è stato gentilmente offerto e organizzato dall'associazione Area di Rieti. Un movimento giovanile, diciamo un nuovo modo di fare politica con arte, cultura e stimoli creativi. Una vera e propria comunità umana e politica che continua a credere in solidi valori e valori della tradizione, ideali che non muoiono mai. E io vorrei presentare qui Chicco Cossini, una persona molto cara che diciamo è il portavoce ufficiale di tutto questo, insieme ad Emanuela e al nostro Fabio. Grazie Emanuela. Io non voglio rubare spazio allo spettacolo, però credo che sia giusto a nome dell'associazione Area fare un po' di ringraziamenti alla conclusione di queste Notti Dinamiche. E il primo va sicuramente a voi. La gente che ha affollato quest'area in questi giorni è la più grossa soddisfazione per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno lavorato per mettere in piedi questa festa. È la dimostrazione che avete risposto a un invito, che avete dimostrato di accettare quella che era la proposta, che come diceva Manuela è una proposta complessiva. Noi siamo gente che fa politica, lo sapete, credo che molti mi conoscano, ma noi riteniamo che la politica non si debba più fare solamente in televisione o nei talk show, ma la politica debba tornare direttamente in mezzo alla gente, divertendosi ma anche sapendo ascoltare quello che la gente ci vuole dire, perché quando la politica si allontana dalla gente, quando la politica diventa semplicemente una forma diversa di spettacolo, assistiamo alle scene patetiche che stiamo vedendo in quest'ultimo periodo. Un ringraziamento particolare va a tutti i ragazzi e le ragazze di Area. Sono ragazzi per la maggior parte di 30 anni, la maggior parte di loro sono ragazzi che hanno un lavoro precario e che vivono la difficoltà di un futuro, ma che hanno deciso di utilizzare il loro tempo, quello che è il tempo libero, per dare e donare qualcosa alle persone, per cercare di mettere se stessi al servizio della propria comunità e della propria città. E credo che a questi ragazzi vada fatto un grande applauso da parte vostra, perché sono la dimostrazione che non tutti i giovani sono sempre abbandonati a se stessi, ma c'è ancora chi ha voglia di combattere e di continuare a combattere. Voglio poi ringraziare tutti gli artisti che hanno partecipato. Un passaggio particolare, permettetemelo, lo faccio su Monica Cherubini. Monica è una persona che ha accompagnato queste feste di Notti Dinamiche in tutti e 5 gli anni, lo ha fatto quando questa festa era molto più piccola ed era a Piazza Mazzini, lo ha sempre fatto con la generosità, con la capacità di donare a noi voglia di vivere e la voglia di divertirsi, che credo sia il dono più bello che ha Monica Cherubini. Qualcuno su Facebook ha cercato di attaccarla in modo senza senso, senza motivo, ma credo che l'affetto che avete sempre dimostrato a Monica e soprattutto quello che lei ci dà sia la dimostrazione migliore che poi ogni tanto qualcuno che deve rompere le scatole ci sta sempre, ci sta anche in questo senso. Io chiudo qui. Vi chiudo invitandovi ad acquistare i biglietti della lotteria, perché questa festa si fa grazie anche alla capacità che abbiamo di raccogliere finanziamenti in questa maniera, proprio perché noi non abbiamo alle spalle nessuno, al di là di qualche polemica che in questi giorni si è vista. E finisco ringraziando due persone che ci hanno permesso realmente di far diventare questa festa, che era iniziata come la festa dell'associazione Area, come la vera festa del PDL di questa provincia. E parlo di Angelo Cicolani ed Antonio Cicchetti, che sono stati presenti tutti i giorni in queste feste e che ci hanno dato veramente la forza e l'entusiasmo per andare avanti. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a Notti Dinamiche, sesta edizione, l'anno prossimo, che cercheremo di fare più grande e più lunga per riuscire a donarvi qualcosa di importante. Grazie a tutti. Grazie ancora Chicco, bene, torniamo nel vivo artistico di questa serata e vediamo chi
Chi naturalmente salirà su questo palco? Un'attrice, mille voci e anche mille volti. La voce e la gestualità sono gli strumenti principali usati dalla giovane artista che tra qualche istante si esibirà per voi su questo palco. In televisione ha partecipato per svariati anni a Domenica In, a Buona Domenica, a Caramba che Fortuna, dove ha imitato in maniera superlativa una divertentissima Raffaella Carrà. È stata la protagonista dello spot della Segafredo al fianco di Renzo Arbore, spesso ospita al Maurizio Costanzo Show, alla Vita in Diretta, a Passaparola e tantissimi altri programmi televisivi. Pubblico di Rieti, che altro dire? Ecco a voi, non un comico, non un cantante, non un attore, ma un mix di tutto ciò. Emanuela Aureli, una delle migliori imitatrici della storia italiana! Un applauso! Ho cambiato i capelli di colore, per due anni ti ho messo di giore, sono uscita dal film dell'orrore. Scorsi che mi ha scritto questa canzone, dimmi che non vuoi morire, mi ricordo quando me la scrisse e disse Patti, quando morirò non voglio essere né seppellito né cremato, ma imbottigliato. Buonasera a tutti, siete molto carini, voglio molto bene, ciao Rieti! Siete veramente molto carini, veramente. Io sono dell'Ariete e qui a Rieti si sta bene. Anche lei, siamo due Arieti allora. Sono molto contenta, a parte gli scherzi, di essere qui a Rieti perché è la prima volta che vengo in Lombardia, per cui per me è una cosa molto importante perché tutti pensano che io non abbia studiato, invece io mi preparo molto prima di fare le serate. Thank you.
dei Verdi, che bello, che bello! Dove state che non vi vedo? No, perché questa sera, scusate, volevo salutarvi con molta più enfasi, ma il chirurgo plastico me l'ha vietato. Mi ha detto: Sofia, stia attenta a quando saluta il pubblico che alza il braccio, perché come alza il braccio poi gli si accavallano le gambe. E come accavalla le gambe poi gli scende la cataratta. Allora gli ha già detto: ma tanto pubblico lo sa che io gli voglio bene, che bello! Roberto! Roberto! E siete tutte le venute parlando con le stelle, di sera, siamo qui riti, in città stupenda, riti, sì, buonasera. Dovevo avere temperatori, c'è in pista per temperatori, sì, ecco, niente, ecco, mi dicono che avete temperatori, sta passando il turno con la Natale Titova, ecco, sì, come non Titova? E dove Titova allora? Amore bello, grazie per la presentazione troppo buona. E io ringrazio questo bel pubblico di Rieti, ringrazio tutti gli amici che sono venuti a trovare questa sera, che siete poi anche voi chiaramente. E ringrazio Roberto Imperatori, veramente, con la mia voce e non con quella della Loren, perché Roberto veramente mi ha portato bene, è una persona fantastica, un grande professionista che merita di continuare in questo mestiere, veramente. Ciao Roberto! Un salutone a te, spero che stia qua, mi ha detto che veniva, ma non lo so, magari c'è il film, Roberto deve ballare sempre. Io ringrazio i miei amici che verranno adesso, che sono Pablo e Pedro, e quindi Bruno, Sambuco, tutti i manager adesso che mi hanno dato l'opportunità di essere qua stasera, non voglio essere troppo prolissa, grazie al fonico e grazie a te, ciao! Ci saranno alcuni ospiti adesso, anche essi graditi e assai amati in tutta Italia. Nel loro cabaret emerge un'intrinseca ricerca retrospettiva, a volte speculare, che va dalla simbologia mimica all'allegoria dei caratteri, sempre affiancata da un linguaggio polifunzionale. Si tratta di una simpatica coppia di comici romani. Hanno fatto varie esperienze nei locali e nelle piazze, hanno partecipato al Seven Show, Beato tra le donne, Scherzi a parte, Quelli che il calcio, Maurizio Costanzo Show, Colorado Caffè, Zelig e tanti altri. Intuito comico e tecnica di recitazione sono i principali argomenti che caratterizzano i loro sketch, dove vengono messi in scena personaggi grotteschi con racconti bizzarri, ma talmente freschi e divertenti che non potrete fare a meno di apprezzare con fiumi di risate e con applausi. Il loro spettacolo si rivolge a un pubblico di tutte le età, così come vuole lo spirito giocoso e l'atmosfera di familiarità che i comici riescono a creare con il pubblico. Signori e signore, ecco a voi Pablo e Pedro! Un applauso caloroso, mi raccomando! Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, come va? Bene. E che è successo? Buonasera, come va? Bene. Oh, che belli che siete, quanti siete soprattutto. Bene, continuiamo con la comicità, continuiamo con lo spettacolo, continuiamo con il cabaret. Voi sapete che anche con Manuela avete visto che il cabaret è tante cose, no? Il cabaret è quella forma di spettacolo che ha come fine ultimo quella di ridere, no? O comunque sia, chi è su questo palco ci prova. E i modi che vengono utilizzati sono tanti. Le imitazioni come Manuela, gli sketch, le parodie, il monologo. E tutto questo ci sarà. Io però volevo approfittare del fatto che siamo anche così tanti, così numerosi e così carichi per iniziare questo spettacolo, il nostro spettacolo, il nostro intervento in una maniera un po' diversa, un po' particolare, un po' originale.
per uno spettacolo di cabaret, perché io vorrei, o meglio, la presunzione di lasciare un messaggio a voi che siete qui davanti a me. Volevo farlo utilizzando una delle forme di arte più nobili, ma forse anche più antiche che la memoria d'uomo possa ricordare, ovvero mio fratello, stesso taglio, dicevo, ovvero la poesia. Come no? Sì. Per cui di Federico García Lorca, lamento per la morte di Ignazio. E te ridi. Ridi. Alle 5 della sera, erano le 5 in punto della sera, un ragazzo portò il bianco lenzuolo alle 5 della sera, una sporta di calce preparata alle 5 della sera, e tutto il resto era morte e solo morte. Alle 5 della sera, l'ovatta fu portata via dal vento. Alle 5 della sera, l'ossido seminò cristallo e nickel. Ho avuto un incubo, cioè? Con questo frescolino mi ero addormentato. Ma ho avuto un incubo, ho sognato una piscina completamente ricoperta di spaghetti in bianco. E te sul trampolino tutto nudo che urlavi. Che? Arrivano i pelati! Ma che te ridi te? Ma pure là, che vi ridete? Là, là. Ma perché? Ce ne sono altri? È pieno. Te l'avevo detto che sto posto era un calvario. Cioè, inteso come calvi, ci mancherebbe.